Buongiorno, benvenuti in Subria di Gusto, sono Mauro dell'Osteria Alberci di Vico Morcote. Quest'oggi prepariamo il nostro gorgonzola dolce di Igor in una cialda di polenta con un pinsimonio di sedano. Allora, nel frattempo andiamo a scaldare la nostra padella antiaderente ungendola un pochettino col nostro burro, con un pochettino di burro, facendo sì che la padella non si attacchi. Prendiamo questo preparato che è un terzo di parmigiano reggiano e due terzi di farina di polenta per andare a creare la nostra cialda. Una volta scaldata la cialda cerchiamo di fargli prendere una forma conforme per fare il nostro cannolo. Adesso la nostra cialda di parmigiano e polenta è pronta. Andiamo a lavorare il nostro gorgonzola dolce, lo lasciamo al naturale. Nel frattempo ho pensato comunque di abbinare della freschezza e quindi avevo pensato a una base di crema di iceberg, che è questa insalata molto croccante e fresca per dare freschezza al piatto. Poi facciamo il nostro pinsimonio di sedano da inserire poi nel cannolo di gorgonzola. Possiamo andare a montare il piatto utilizzando la nostra emulsione di iceberg, un cucchiaio. Mettiamo il nostro gorgonzola dolce in un sac à poche per riuscire a metterlo nel nostro cannolo, quindi rintanniamo il gorgonzola in un cannolo di polenta. Mettiamo il nostro pinsimonio di sedano. Una spennellata di fragole per dargli un po' di acidità al piatto. Un po' di aceto balsamico ristretto e il piatto è pronto. Buon appetito!